Grazie Daniele, io lascerei Cascina Molloy per ultimo, che è quella che ci ospita, così ci racconta meglio questa cosa. Chiederei a Paolo dell'associazione cascinesca Cascina Sant'Ambrogio di darci gli ultimi aggiornamenti. Io ho sentito stamattina, ma... che è un'associazione che sta portando avanti un progetto in Cascina Sant'Ambrogio che nasce dal basso fondamentalmente, nasce da un gruppo di giovani che sono accumulati dalla volontà di far rivivere in chiave sociale, culturale e agricola l'ambiente Cascina e si sono incontrati nei loro percorsi in Cascina Sant'Ambrogio. Siamo stati ospiti fondamentalmente per un anno e mezzo di quelli che erano i gestori storici della Cascina, che erano una famiglia di agricoltori, e con loro abbiamo potuto instaurare un ottimo rapporto e da un mese, in due mesi adesso, da luglio 2014, il Comune ci ha concesso, ha fatto una delibera di concessione per tre anni fondamentalmente, per questa cascina nell'ottica di eventualmente di allungarla sul lungo periodo. In questi due anni fondamentalmente abbiamo incontrato tante persone. Abbiamo incontrato tante persone e tante realtà che come vedete fanno cose estremamente diverse. E per citarne alcune, abbiamo incontrato per esempio Articolo 9, che è un'associazione di professionisti molto qualificati nell'ambito del restauro e dell'archeologia, grazie ai quali abbiamo scoperto il valore storico della cascina, in quanto questa cascina era una chiesa in precedenza, una chiesa del 1100, nella quale appunto Articolo 9 ha trovato degli affreschi e con il quale abbiamo iniziato a mettere in moto appunto un processo di valorizzazione della cascina da questo punto di vista. Abbiamo organizzato delle summer school e stiamo portando avanti un progetto di pronto intervento sull'abside, che è visibile e che vi invito domani a venire a vedere, e appunto con cui stiamo portando avanti il restauro tecnico della cascina. Abbiamo incontrato sulla nostra strada Cordata. Cordata nel suo servizio con i minori stranieri non accompagnati. E poiché la cascina vogliamo che sia un luogo di incontro e che sia abitabile da persone il più possibile diverse, per noi è stato quindi un dono che ci è arrivato su un vassoio d'argento. Sì, ma anche per i minori stranieri, ricordate, è stato un dono fantastico questa cosa, un'esperienza che veramente è incredibile. Sì, infatti la stiamo alimentando, nel senso che la stiamo rilanciando, perché negli ultimi mesi sono venuti fondamentalmente tre volte alla settimana appunto a fare una scuola di italiano in Cascina per prendere dimestichezza con gli spazi fondamentalmente e portando avanti un progetto di opera che poi vi spiegherò. E adesso il rilancio è un laboratorio di restauro dei serramenti per permettere a questi ragazzi che come dire, sono in una situazione estremamente precaria perché a 18 anni c'è un grosso punto di domanda sul loro futuro, di avere comunque un'esperienza di qualche settimana da mettere sul curriculum qualificata per rendersi più vendibili sul mercato del lavoro. Queste per citare le prime due, abbiamo fatto tante cose in Cascina, nel senso che quando vi dico che è un progetto che nasce dal basso, intendo dire che tutte le persone che arrivano in Cascina portano con loro i loro contatti, le loro passioni, i progetti nei quali sono immersi e quindi, cioè appunto, qui vedete
eventi dal Festival della Filosofia, che è un festival che da qualche anno gira nei comuni milanesi, e che abbiamo ospitato come unica tappa di Milano-Milano come comune. Ed è venuto Donà a fare un intervento, per chi conosce il personaggio, piuttosto che appunto si va dagli scout, che hanno un altro pezzo di orto, piuttosto che eventi territoriali come il Giro di Giostra, che è un festival dei giochi di strada. Insomma. Lì ne manca uno. Democomica. Hai ragione. Io ce l'ho quella sera, ho mangiato la sera. Hai ragione, ecco, ovviamente a titolo esemplare. Quindi si può anche ridere in cascina. Non si può. Si può anche ridere in cascina. Si può ridere, sì. No, assolutamente. Si ride tanto e quella è l'energia che tira avanti. Qui vedete appunto momenti di vita della cascina nei quali eravamo ospiti. Quindi ecco, è auspicabile, crediamo che se in qualità di ospiti abbiamo portato avanti quello che abbiamo portato avanti in questi due anni, adesso che ce l'hanno concessa, insomma, cosa vogliamo? Quindi vogliamo una cascina che sia animata dalle persone, come vi ho detto, che sia un luogo che permetta di rispondere a un bisogno che in città forse è più vivo che mai, nel senso il bisogno di poter incontrare persone eterogenee rispetto alle cerchie delle quali viviamo, nel senso che appunto si parlava del ragazzo minore straniero non accompagnato, che magari viene dall'Albania o dal Kosovo o dal Bangladesh, e questi ragazzi non ci sono per noi dei luoghi dove poterli incontrare in maniera naturale, come potremmo incontrare delle altre persone in un bar. Perché, per esempio, il ragazzo del Bangladesh è il ragazzo che vende la rosa, e però non è esattamente un setting adatto a incontrarsi. E l'idea è invece che la cascina diventi questo setting che permetta di incontrare persone radicalmente diverse, riattivando quella che era l'identità della cascina, perché negli anni 60 c'erano gli anziani, c'erano i bambini, c'era lo chiamavano il matto che entrava in cascina, la signora che non si era sposata, la vedova, e in questo le ragazze che venivano dal sud a 17 anni a lavorare alla terra, quindi era un ambiente molto eterogeneo dove si respirava la ricchezza della diversità. Non siamo, ovviamente, siamo operati nel quartiere e stiamo costruendo delle progettualità che comprendono gli altri agricoltori e gli altri cascini di via Cabriano. Nella misura in cui vogliamo essere proprio un motore di riqualificazione dell'intera area. E però ci piace usare e ci piace guardare, insomma, lontano, e vorremmo che progressivamente quello che stiamo facendo diventi un modello. Infatti guarderemo adesso. Quello che ci sta caratterizzando appunto è l'ottica di cercare di fare insieme alle persone, di proprio dare alle persone la possibilità di costruire insieme a noi e in maniera autonoma dei progetti in cascina, e che questo appunto, questi progetti permettano la tipologia di incontro che vi ho detto prima, la contaminazione. Entriamo magari un pochettino di più nelle funzionalizzazioni. Noi, quando ci siamo affacciati alla cascina, in tutta trasparenza, avevamo estremamente delle competenze agricole estremamente basse. Cioè, siamo dei ragazzi che sono cresciuti a Milano. Io questa cascina l'ho frequentata tanto perché per dei motivi, però non eravamo contadini, non eravamo figli di contadini. Siamo ragazzi milanesi che vogliono ritornare e ridar vita all'agricoltura, però in una chiave che dialoghi con la città. Progressivamente abbiamo conosciuto delle persone che hanno colmato in maniera molto forte queste nostre mancanze. Però vi dico questo per raccontarvi, come dire, la bellezza e la come dire, progressività con la quale si sta muovendo il progetto, nel senso che adesso siamo riusciti a fare un prototipo di, chiamiamo, orto artistico condiviso,
cioè un orto che si sviluppa con delle geometrie concentriche, andando a formare delle cornici quadrate piuttosto che delle spirali, con in mezzo degli spazi per delle sedute e delle installazioni, e dove ogni segmento di questo orto è coltivato da persone diverse. E quindi il papà che vuole passare al bambino il tempo e il valore della terra, due coppie di fidanzati su un altro pezzo, un gruppo di studenti della scuola di agraria che coltivano i loro peperoncini perché stanno portando avanti un progetto un po' particolare, il gruppo di minori stranieri della cordata che ritiene un altro, i lupetti scout un altro ancora. Cioè, come vedete, per dare un'idea proprio nel concreto di cosa intendiamo per creare contaminazione attraverso l'agricoltura, il progetto è quello di creare una cooperativa agricola, e in questa direzione, insomma, adesso inizieremo presto un percorso che ci aiuterà a dare forma a questa nostra progettualità. E appunto, agricola sociale, diciamo, una cooperativa che si occupi di agricoltura innanzitutto. Ecco, sulla forma appunto inizieremo un percorso che ci aiuterà a capire bene che forma avrà questa. E come funzionalizzazione, appunto, per fare per sintetizzare, vogliamo che la cascina sia un posto di incontro tra persone e pratiche. Sulle persone mi sono dilungato abbastanza.